Torna al successo il Bule Belenzago che batte 3-1 lo Stresa Vergante e si mette alle spalle la brutta prestazione nel recupero con la Licese Orizzonti. Per i Boromaici invece notte fonda con una classifica sempre più complicata. Il match prende subito la direzione dei Tigrotti dopo una chance di Cesare al terzo con respinta di Baglieri. All'11esimo la squadra di Molinaro passa in vantaggio con una sfortunata deviazione nella propria porta di Terrini, emblema di una stagione fino ad oggi disgraziata per lo Stresa Vergante. Nemmeno il tempo di reagire ed è già 2-0. Al 24esimo intervento di Moya su Orlando per il direttore di gara con proteste ospite a rigore. Calcia lo stesso Orlando, Baglieri intuisce, para, ma la palla oltrepassa la linea di porta. Nel primo tempo non succede più nulla di eclatante. La ripresa si apre al sesto con la punizione di Moreo, lo stacco di Potter ed il miracolo di Baglieri ad evitare il 3-0. La formazione di calciatori si scuote e due minuti dopo ci prova. Corner di Geno, Marchionna sfiora di testa, la palla arriva a Secci che però non inquadra lo specchio. Alla quarto d'ora Marchionna chiama ancora in causa Valneri che è attento e se la cava. Bule Belenzago in 10 per la doppia ammonizione di Scampini, poi addirittura in 9 per il rosso diretto a Pisanello. Finale incredibile, a 3 minuti dal termine, Cantadore accorcia le distanze e forte della doppia superiorità numerica, lo Stresa Vergante ci crede per davvero. Valneri salva tutto su Secci, servito da Perini, al primo di recupero e poi in contropiede la chiude latta per il definitivo 3-1 a favore del Bule Belenzago che torna così a sorridere.